Ciao a tutti, in questo video cercheremo di capire come sia possibile creare dei fotomontaggi realistici. In genere i fotomontaggi vengono fatti con GIMP, con Photoshop, eccetera, ma in questo caso si tratta di un processo completamente automatizzato. E lo strumento che ho scelto di utilizzare, che vi segnalo, lo trovate anche nella descrizione del video. È veramente molto semplice, non richiede conoscenze di nessun tipo praticamente. L'unica accortezza che bisogna avere è mettere foto che siano abbastanza alte come risoluzione e che siano chiare, fondamentalmente non siano fuori fuoco e che abbiano un'espressione che ricorda quella del soggetto che state cercando di imitare. Uso la parola imitazione non a caso perché il deep learning fondamentalmente cerca di imitare quello che è il modello di partenza sulla base di un processo di apprendimento, di addestramento, che può essere anche ulteriormente migliorato con la sottoposizione di più campioni dello stesso viso e al tempo stesso si può decidere una gradazione di applicazione con la barrettina che trovate in basso che indica una percentuale. E tutto, alla prossima e grazie.